Categoria G, la sesta dell'Arcoveggio, 1 Nacojet, 2 Zapping C, 3 Zar SLM, 4 Zar Parlante, 5 Udo del Ronco, 6 Zea, seconda linea 7 Uragano Spritz, 8 Fuego del But, 9 Sympathy Trio, 10 Sneggar, 11 Ulena del Rio. Numero 2 Zapping SI, squalificato. Errore di Zapping C, mentre si avvantaggiano subito Zar SLM, Zar Parlante, che poi si accoda in seconda posizione. Numero 1 Vergnacco anche Jet, per Vergnacco Jet dopo 200 metri di gara, dunque in vantaggio il favorito Zar SLM, Cesare Ferranti in salchi. Seconda posizione per Zar Parlante. Gli altri a seguire al completamento del quarto iniziale in 39, ha subito rallentato il favorito che conduce al... Intanto all'esterno c'è la progressione di Ulena del Rio che raggiunge in terza posizione Zea. I 600 se ne vanno in un tranquillo 47-2 con Zar SLM in vantaggio sull'altro Zar Parlante. Ulena del Rio in percussione esterna si trascina il francese Fuego de Boulet. Più indietro è Uragano Spritz, intanto se ne va il chilometro in 1,18, portato a spasso la compagnia per il momento Zar SLM, Zar Parlante in seconda posizione, Ulena del Rio per corsie esterne, mentre più indietro c'è il tentativo anche di Fuego de Boulet, però per il momento non sortisce alcun effetto, anzi finisce con lo sbagliare. Numero Cavalli a completamento della piegata de con squalificato. Zar SLM in vantaggio su Zar Parlante, la terza posizione per Zea, i cavalli allo start praticamente, alla corda praticamente, così sono andati e così arrivano, il successo netto sul traguardo per Zar SLM, secondo posto per Zar Parlante, al terzo Zea. 1,16, ragguaglio conclusivo, 29,3 a chiudere, bel primo piano per Zar SLM, Cesare Ferranti, che lo porta al successo in sicuro percorso di testa. Per conto di Stefano Tranchina andiamo a rivedere le immagini finali, Zar SLM netto sul traguardo, un paio di lunghezze abbondanti su Zar Parlante, che finisce al secondo davanti a Zea.